Oggi è un giorno di festa, è un giorno di gioia e il significato che questa riapertura è un segno di speranza, è una bellissima speranza di ritornare a una normalità che tutti noi auspichiamo dopo 80 giorni di chiusura e è un bellissimo segno di speranza, soprattutto di volontà di ricondivisione di questo patrimonio universale delle collezioni papali che sono un patrimonio di storia, di arte ma anche di fede. E gli 7 chilometri dei Musei Vaticani sono praticamente quasi tutti aperti, qui nel Salone di Costantino, la quarta sala di Raffaello, la più grande, ma qui le fonti ci dicevano essere stata terminata dagli allievi, cioè praticamente quasi tutta realizzata dagli allievi. C'era un sospetto che due opere fossero di Raffaello, cosa che è stata affermata, testimoniata e sicuramente confermata dai 5 anni di un delicato e molto impegnativo restauro che è terminato appunto in questi giorni. Io mi auguro che i romani, gli anziani, ma anche gli italiani che erano sempre spaventati dalle lunghe code fuori abbiano invece sappiano cogliere l'attimo, il kairos, il tempo così favorevole.